tredicesima giornata di Serie B, girone A. Fabio, Firenze che viene da 3 sconfitte consecutive, te lo devo chiedere, scusa il gioco di parole, ma è l'alba di una nuova era per il Pino? Alba, sebbene sia squadra ostica, senza dubbio ostica, e lo dimostrano anche alcune statistiche, è secondo me un pelo meno attrezzata rispetto a Firenze. Torniamo qui, torniamo al Palacoverciano perché siamo pronti per il tip-off. Dall'altra parte risponde Alba con Antonietti, Coltro, Giorgi, Rossi e Ielmini. Ci prova subito il Pino, arriva subito la bomba. E sempre il Pino con Milojevic, serie di palleggi, piede perno per il numero 3 che ottiene altri 2 punti. Brutta palla persa dal Pino che però recupera sempre con il solito Lorenzo Passoni che la consegna a Filippi. Difensivo, grandi statistiche per quanto riguarda i rimbalzi, per quanto riguarda le palle recuperate, quindi attaccarla subito come fa ora Filippi è fondamentale. E arrivano altri 2 punti allora per il numero 12 di Firenze che piazza subito un parziale di 8-0. Dopo 2 minuti e 7 secondi dall'inizio di questo primo quarto, Berti rischia di rubare palla, non ci riesce, grande assist poi dell'ex di turno Diego Terenzi. Alzo Passoni, finge il tiro da 3, la consegna a Marotta che poi la dà subito a Cuccarolo che intanto il neo entrato De Bartolomei prova lo scarico per Antonietti a Lander. Andrea Bargnesi, intanto rimessa di Alba, ha preso tutto il ritmo che aveva e ha tirato, ed è anche il giocatore più in fiducia di Firenze in questo primo quarto. Nel frattempo arriva l'inchiodata per Tarditi, sbaglia anche il secondo, rimbalzo catturato da Tintori che però poi perde palla, Ielmini allo scadere dei secondi del primo quarto cerca di accorciare, non ci riesce, e allora termina qui un primo parziale di gioco che ha visto il Pino volare subito sul più 8 nei primissimi minuti per poi amministrare la partita attraverso anche le rotazioni di coach Nicolai, 25-16 però il punteggio. Palla ancora Tintori, la consegna a Berti, poi Milojevic deve tirare, stanno scadendo i secondi, tira alla fine Berti per la squadra di Nicolai, però ci riprova sempre da 3 con Passoni che stava per smentirmi e poi il rimbalzone. 7, che poi cerca un assist al bacio per Milojevic. Il compito soprattutto in questa fase della stagione è dare fiducia alla squadra quando esita un po', soprattutto Alba con il suo play, Coltro che la consegna a Terenzi, prova a sparare la bomba ancora con Lorenzo Passoni mentre Rossi finge la penetrazione, poi si arresta anche se sicuramente non può passare la guardia il Pino, soprattutto dopo la tripla, l'ultima tripla realizzata da Rossi. Si arriva dunque a fine secondo quarto con il punteggio ancora sempre a favore di Firenze sul 48-29. Lì fatti dalla squadra di Nicolai è sicuramente importante, tanto attenzione all'altro dato, quello positivo. Segna a Cuccarolo, solita lotta da a Bargnesi, prova ad appoggiare al tabellone ma arriva Tarditi ad oscurare la vallata, poi Terenzi. La meccanica, il movimento di Cuccarolo lo conosciamo, non è fluido, non può esserlo con tutti quei centimetri offensive, in difesa però vuole comunque farsi vedere. E va a mettere il layup che vale il meno 15 giù in favore di Firenze. Alba però prova a partire ed a correre in contropiede con Diego Terenzi, sinora invece ne ha ben 16 all'attivo. De Bartolomeo prova una grande discesa a canestro, ci riesce molto bene, altri 2 punti per Alba che detto fatto zitta zitta si riporta sul meno 10, si rientra però dal time out subito con l'inchiodata. 4 il punteggio in favore dei fiorentini che però devono difendere ora su Giorgi, tentata rimonta di Alba che con un parziale di 10-17 prova a rifarsi sotto 58-46 però il punteggio fa. Tommaso Tintori, giocatore al quale ha dato il cambio anche perché Tintori, come abbiamo
già accennato a favore della squadra allenata da coach Nicolà. Intanto serie di palleggi rapidissimi di De Bartolomeo, che ball handling per questo ragazzo di Alba, che di fatto si mangia Poltroneri e va ad accorciare per i piemontesi. Ci prova però Berti, Soni prova ad andare però fino in fondo, sbaglia l'appoggio a tabellone, grande rimbalzo però catturato da Poltroneri che la dà sempre per Berti, fa girare palla Passoni, prova la tripla con Scuccarolo, arriva a sostegno Berti, tenta la tripla, 74 a 54 più 28 a 56 Rossi, bella assist per Diego Terenzi, parte di rincorsa con Terenzi che la scarica ad Antonietti, quelli che sparano le bombe da casa loro ormai nel basket odierno. Nel frattempo prova ad accorciare De Bartolomeo ma è troppo tardi, 81 a 63. In Serie B scorrono veramente i sottotitoli di questa 13ª giornata al Palacoverciano, 82 a 63 il risultato finale